si costruisce soprattutto perché i comuni hanno bisogno di soldi. Allora, su questo però ho fatto una sottolineatura qui all'Aquila. Non è così e non può essere questa certamente in questo caso la scusa. Nel senso, come tutti quanti sappiamo, forse per adesso non ci sono, forse c'è una difficoltà di finanziamento, certamente sappiamo, se ci sono dei soldi pubblici che vengono spesi nelle città in Italia, questi soldi nei prossimi anni verranno spesi in questo territorio. Quindi qualsiasi scelta di urbanizzazione insediativa che si può fare all'Aquila, si può fare all'Aquila in maniera molto più facilmente che non in qualsiasi altra parte del territorio. Questo ovviamente, di questo penso che gli amministratori sono, o meglio, devono essere coscienti. Pensate che è stato rilevato che nel decennio, ormai un decennio passato, cioè tra gli anni 90, negli anni 90, nel 90 al 2000, in Europa sono stati consumati ben un territorio ben tre volte il Lussemburgo. Allora, su queste cose qua, la Commissione europea ha posto l'attenzione dicendo che soprattutto la deregolamentazione urbanistica, cioè l'andare giorno per giorno, momento per momento, senza affidarsi a una visione complessiva, che fomenta, che incentiva la dissipazione di territorio. Tant'è che ci sono paesi europei che, diversamente dall'Italia, perché l'Italia su questo è certamente carente, ci sono paesi europei dove esistono delle politiche specifiche all'Aquila, come è stato benissimo documentato prima. Insomma, è questa la diffusione di insediativa che già era presente negli anni 70, 80, 90, prima, insomma, ben prima dell'ultimo terremoto, ma soprattutto sono stati questi due interventi, ma non solo questi due, però vorrei focalizzare su questi due: il progetto case da una parte e la diffusione di manufatti precari dall'altra parte, che sono riusciti a cambiare il volto alla città. Guardate che il progetto casa, da un certo punto di vista urbanistico, diciamo, di chi si occupa di tecnica urbanistica, è abbastanza simile ai peggiori progetti di edilizia residenziale pubblica degli anni 70, cioè quei progetti, non tutti, ma alcuni progetti degli anni 70, che sono stati utilizzati per deportare la gente da dove abitava in altre parti, perché magari si voleva riqualificare una porzione della città. Riqualificare significa rivalorizzare una porzione di città dove gli abitanti, magari anziani, poveri, che sono rimasti, davano fastidio, si portano da un'altra parte, in quartieri senza servizi, mal collegati con la città, alla fine avamposti di un'urbanizzazione che deve venire. E qui, insomma, mi sembra molto bella la citazione sempre di Ciccozzi, che è stato citato prima, quando lui infatti chiama il progetto case grottesche metastasi condominiali, perché in effetti in questo territorio è un po' così. Dall'altra parte, però, non dimentichiamoci, non c'è solo il progetto casa, poi ci sono invece, per esempio, questi manufatti precari che abbiamo visto. Insomma, con quella scellerata, a mio avviso, delibera con il quale il Comune ha dato un libera a tutti, ognuno può costruire la sua casa precaria, tanto poi dopo tre anni si demolirà, cosa che non avverrà, io penso, con questa si è posto certamente un'ipoteca pesante al futuro delle città. Insomma, la cosa che un po' con uno spirito critico io vorrei dire è che a me sembra tutto questo retto da una specie di tacito patto di tolleranza, lo vorrei chiamare così, patto di tolleranza, che esiste in urbanistica un po' in tutta Italia, tolleranza fra governati e governanti, dove insomma l'interesse degli uni e degli altri si salda e il territorio, che invece è un bene o dovrebbe essere considerato un bene comune, soccombe. Soprattutto, ovviamente, come si vive in questa città, quello a soccombere alla fine è lo spazio pubblico e collettivo. Quindi, evidentemente, bisogna arrestare questo insensato consumo di territorio per restituire qualità alla città. Questo deve essere l'obiettivo generale. E in quest'ottica, proprio questa iniziativa mi sembra fondamentale, perché è stato posto nel documento che è stato posto a base di questa iniziativa questa cosa di ripartire dal piano. E mi sembra un'ottima parola d'ordine. Ripartire dal piano, che poi significa qui molto banalmente dal piano regolatore, che è ancora oggi quello del 75, un piano molto vecchio. Ovviamente non dobbiamo però dimenticare quello che ci siamo appena detti, è un piano degli anni 70 che è corresponsabile di quella nebulosa urbana, di quegli spazi che non riconosciamo più, che contornano il centro storico dell'Aquila, quindi evidentemente è un piano dal quale bisogna ripartire, ma il quale va anche ridiscusso.
come dire, nelle analisi urbane in giro per il mondo, secondo me si possono individuare almeno, ovviamente ce ne sono molte di più, ma almeno due modelli di città. Quella che io chiamo la città americana, quella della città europea. Cos'è la città americana? La città americana è una distesa di villette unifamiliari dove ci sono i vari shopping mall che sono gli unici esprimizi di spazi della socialità. Questa è la città americana, Los Angeles, tutta la costa della California e così via. Invece la città europea è sempre stata un'altra cosa, è stata una città densa, densa non solo ovviamente di metri cubi, densa di tradizioni, di storia, insomma non siamo come gli americani, no? Densa, una città molto densa che invece è organizzata attorno ai suoi spazi pubblici. E allora mi sembra, attenzione, perché l'Aquila si sta velocemente americanizzando. E le tre questioni che mi sembrano cruciali in questo discorso sono, da un lato, la prima sono i fabbisogni della città. Sembrerebbe strano, oggi io ho la sensazione che nessuno sa veramente cosa serve all'Aquila. Cioè non abbiamo una chiara percezione del problema, quante case ci servono, per chi ci servono le case, quanti spazi verdi, quanti metri quadrati di servizi, di attrezzature, di standard ci servono per la città di oggi, per farla ripartire, quanti servono per l'idea del futuro che noi abbiamo della nostra città. Voi, tutti, insomma, devono interrogarsi su questo punto. È chiaro che un'attività che in urbanistica in genere è demandata degli specialisti che operano sulla base dei dati statistici, e va bene questo, però va messo in cantiere, assessore, mi permetto di dire, anche un ragionamento di questo genere, che poi però va condiviso con la cittadinanza, perché da lì, secondo me, che deve partire, questo può essere, come dire, un punto attorno al quale potrebbe ruotare un'attività della cittadinanza, degli abitanti. La seconda questione, secondo me, è legata proprio alla ricostruzione, così come è venuto sempre nella storia. Questa città è stata distrutta tante volte dai terremoti, tante volte è stata sempre ricostruita su se stessa. Allora, secondo me, ricostruire l'Aquila significa ripartire dagli spazi che sono stati demoliti, sono stati distrutti. Ricostruire, ovviamente, migliorando la qualità statica, la qualità della sicurezza, la qualità architettonica, venire più incontro ai desideri dei cittadini, ma ricostruire sulle macerie e non andare ad espandere, perché secondo me bisogna un po' fuggire le sirene di chi dice, beh, è più semplice, allora troviamo un nuovo spazio, un campo, un terreno coltivato dove possiamo costruire delle cose fantastiche, che poi alla fine a me sanno sempre tanto di operazioni new town e molto poco invece della risoluzione dei guai della città. E allora mi sembra la cosa che ho lanciato verso De Lucia, l'aveva ripresa Domenico Finico, era all'inizio, individuare su una cartografia, su questo tutti possono dare una mano, una linea, dove si dice questo deve essere il limite, cerchiamo di occuparci dei terreni entro Moenia, quelli che stanno entro questa linea, come se fosse la vecchia cinta muraria, cerchiamo di risolvere le cose qua, quando abbiamo risolto tutto quello che sta dentro la linea rossa, allora pensiamo di andare oltre. La terza questione riguarda il territorio come bene comune, ma attenti, il territorio come bene comune non significa una cosa indistinta, unica, uniforme, no, il territorio comune significa che è un territorio pieno di elementi, di oggetti, di cose particolarmente cari alla comunità. Insomma, bisogna partire da questi, dalle cose irrinunciabili, bisogna individuare, dare il nome a tutte quelle cose a cui non vogliamo rinunciare, siano esse dei beni culturali, una chiesetta non censita dalla sovrintendenza, certamente il centro storico, sono i beni culturali diffusi, ma sono anche le aree verdi, sono le risorse ambientali del territorio. Tutto questo devono diventare invarianti, cioè devono diventare cose indicate da tutti noi, ai quali si dice benissimo, pensiamo al futuro della città, ma queste cose vanno ricostruite, rifatte così com'erano, senza diventare merce di scambio di un gioco urbanistico che poi alla fine non riusciamo più a controllare.